Un programma musicale che unisce tradizione e innovazione con uno sguardo particolare ai giovani. Sono stati presentati in conferenza stampa i concerti della fortuna, 5 appuntamenti con la grande musica classica e non solo, che confermano la collaborazione con la Fondazione Teatro della Fortuna, l'Orchestra Sinfonica Rossini e FORM, Orchestra Filarmonica Marchigiana. Katia Amati, presidente della Fondazione Teatro della Fortuna, ha illustrato in sintesi gli eventi con un particolare riferimento al 31 dicembre, che sarà dedicato ai bambini e alle famiglie. Essendo Fano città dei bambini e delle bambine, ha sottolineato l'Amati, abbiamo pensato di coinvolgerli nella serata che saluterà il 2019. Alle ore 22 lo spettacolo per attori pupazzi e video Cappuccetto Rosso, con adattamento del testo e regia di Gianluca Vincenzetti, che sarà messo in scena dal Teatro delle Isole. Poi spazio ai cori dei bambini, infine alle ore 23.45 tutti in piazza 20 settembre a festeggiare il nuovo anno. Fabio Tiberi, direttore artistico della FORM, Orchestra Filarmonica Marchigiana, ha annunciato la presenza nel programma musicale con 2 appuntamenti, domenica 12 gennaio alle ore 17 con Beethoven Edmond e il 14 febbraio alle 21 con Uber Sudan, che dirigerà la Sinfonia numero 3 di Mendelssohn. Portare le nuove arti a teatro è quello che farà l'artista nordirlandese Max Cooper il 6 gennaio alle ore 21. Uno show audiovisivo, come ha spiegato Filippo Rosati, presidente dell'associazione Umanesimo Artificiale, sull'ossessione umana per l'infinito e l'irraggiungibile. La data di Fano sarà la premiere italiana e la quarta data mondiale. L'evento nasce dalla collaborazione fra la Fondazione Teatro della Fortuna, Umanesimo Artificiale, Work in Progress e Blooming Festival. Saul Salucci, presidente dell'Orchestra Sinfonica Rossini, ha illustrato i concerti dell'orchestra sotto la direzione di Daniele Agiman. 3 interessanti appuntamenti a partire dal 1 gennaio con il concerto di Capodanno. Sul palco salirà Pietro Bonfilo, pianista di grande livello. Il 29 gennaio alle ore 21 spazio alle musiche di Beethoven, Schumann e Mendelssohn. Chiuderà i concerti una prima assoluta dell'Orchestra Rossini e Star is Born, uno straordinario crossover che partendo dall'omonimo film arriverà ai grandi successi di artisti internazionali, come ha spiegato Roberto Molinelli, direttore dell'orchestra. Soddisfatta del programma musicale anche l'assessore alla cultura Caterina Del Bianco, che ha sottolineato l'importanza di unire tradizione e innovazione aprendo le porte del teatro a tutte le fasce di età.